scena voi. Grazie. Hola. Grazie. Sono ancora emozionato per ieri, penso che la stessa cosa sia stato per voi a casa, perché non è normale, solito, partire con la prima puntata di un nuovo gioco e consegnare la sera stessa ad una coppia di concorrenti, i due amici di Roma, una cifra pari a 247.500 euro. Sono felice per loro. Sono felice per loro. Sono felice dalle prime indagini fatte che il programma vi sia piaciuto. Saremo meno pedanti in questi giorni, avremo anche meno cose da spiegare, perché poi il meccanismo è talmente semplice che tutti lo impareranno a memoria. Abbiamo qui di fronte tre coppie, solo una giocherà con noi a 50-50, ma prima c'è la sfida. Ma prima ancora della sfida c'è la loro presentazione. Aurora e Giovanni da Palermo sono arrivati secondi ieri, oggi si riprovano. Cosa bene. Speriamo bene, Jerry. Speriamo bene, ve lo auguro per voi. Non so cosa vi leghi, perché il legame lo sveliamo solo quando vincerete. Conosciamo una nuova coppia adesso. Abbiamo Paola e Concetta da Napoli. Buonasera, in bocca al lupo, due belle signore. Potreste essere anche sorelle voi due, così, così ad occhio. Non fate delle facce. Voi due, non lo so. Potreste essere il sacrestano e il prete, perché sì, come no. Oppure due di pattuglia insieme, se siete due colleghi della polizia. Alessandro e Maurizio da Roma. Buonasera a voi, gentili amici. Ogni domanda vale 500 euro. Chi si prenota fa rispondere il suo compagno d'avventura. Quindi attenzione, valutate anche la tipologia delle domande, non sparate le risposte così tanto per. E se sbagliate, inevitabilmente regalate 250 euro a testa, 50-50, alle altre coppie. Siamo pronti? Fatemi segno con la testa. Sì? Allora, regia, possiamo procedere con la prima domanda. Che animale è Jerry del cartone Tom e Jerry? Allora, Concetta mi dice che Paola lo sa. È un gatto o un topo? Un topo. Aspetta, premi. Premi, hai 10 secondi per farlo, non avere così fretta. Mi dici che è un topo? Quindi io sarei un topastro? Pronto? Sì. Io sarei un topastro? Un topolone? Esatto, andiamo giovani. Forza. La seconda domanda. 500 euro già per Concetta e Paola. Secondo lo zodiaco, il cancro è un segno di... Aurora sa che Giovanni queste cose le sa. Giovanni, è un segno di acqua o di aria? Dico B, di aria. Regali 250 euro alle altre due coppie perché è un segno di acqua, mi spiace. Lo so, state concentrati, facciamo la terza domanda. Qual è il cognome della Giulietta di Shakespeare? Oh, si muovono anche gli altri due. Alessandro, si dice sicuro che Maurizio lo sappia. Quindi Maurizio, devi scegliere tra Montecchi o Capuleti. Dico B, Capuleti. Ti è andata un po' meglio che a loro. È la risposta esatta. 500 euro, c'è un pareggio? Avete 750 queste due coppie, voi siete ancora a zero, ma la manche è ancora lunga, tutto può capitare. Leggiamo un'altra domanda. Chi ha problemi tricologici, probabilmente... Allora, qui è il contrario. Paola mi dice che Concetta questa parola la potrebbe sapere e ride anche guardando me. Probabilmente si mangia le unghie o ha pochi capelli? Ha pochi capelli. Chi? Il trill... Il soggetto. Il soggetto che ha problemi tricologici, sì. Va bene, è la risposta esatta. Paola e Concetta passano in testa. Sono a quota 1250, 750 per Maurizio e Alessandro, zero per Aurora e Giovanni che sono arrivati secondi ieri. Ma guardate che se arrivate terzi vi mandiamo a casa. Domanda. Oltre che un formaggio, il pecorino è anche... Qui ci vuole un intenditore. E Aurora si fida di Giovanni. È un vino o un dolce, il pecorino? Io l'ho scoperto per caso. Dico B, un dolce. Un dolce. Pensa che in Abruzzo
C'è un'uva talmente grassottella, di un colore giallo, con delle forme così, che quando appesa al tralcio sembra che sia appeso un pecorino. E da quell'uva fanno il vino pecorino. Altri 250 euro a tutte e due le coppie. Siete ancora zero, Aurora e Giovanni, mi spiace per voi. La gara si fa bella per le coppie di Napoli e di Roma. Procediamo con la prossima domanda. Che cosa studia la tettonica? Una gran bella materia. Ecco, io pensavo il contrario, invece Giovanni mi dice che Aurora lo sa. La tettonica studia la crosta terrestre o l'anatomia? Studia la crosta terrestre, Gerry. Forza, che ce la potete fare, dai! 500 euro anche per voi, diventa più interessante. Andiamo con un'altra domanda. L'ultimo minuto. Come si chiamava il quarto re di Roma? Devi dirmelo, Maurizio. Tullio Ostilio, Anco Marzio. Dico la A, Tullio Ostilio. L'hai sparata? L'hai sbagliata. 250 euro agli altri. Colpo di scena. Abbiamo tempo per un'altra, forse per un altro paio di domande. E la gara diventa più bella. La lettera di CIA, l'agenzia di spionaggio americana, la lettera I di CIA sta per... Concetta, me lo devi dire perché Paola si fida di te. Intelligence, intelligence o information? Intelligence. Dici A, è la risposta esatta. Mi restano ancora un po' di secondi. Ecco la domanda. Un'altra. In musica, qual è l'altro nome della chiave di Sol? Sono proprio due sterminatrici. Forza Paola, dimmelo. È la chiave di violino o la chiave di basso? Chiave di violino. È l'altro nome della chiave di violino. E oltre non possiamo andare. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' il riassunto. Chi vince passa alla fase successiva, fa il 50-50. I secondi classificati sono Alessandro e Maurizio, di loro non vi dico cosa li lega perché hanno diritto a tornare domani, ci rivedremo domani. Aurora e Giovanni, che avevano avuto la possibilità del primo giorno, cosa siete nella vita? Marito e moglie. Era un classico, marito e moglie, ci avevo azzeccato. Va bene, invece... Con 2.750 euro sicuri in saccoccia e con la certezza di disputare il 50-50 ci sono Concetta e Paola da Napoli. Cosa legherà Concetta a Paola? Lo sapremo, lo scopriremo tra poco appena comincerà 50-50! Di 50-50. Ero in giro un po' dalle donne qua. Sono andato a trovare le mie donne. Mi dicono che il pubblico di oggi venga da Imperia. Salutiamo la bella Imperia. Allora, ieri, preso dalla prima puntata, dalla foga della sfida iniziale, ho fatto una gaffe tremenda. Ho fatto una domanda sul capitano, il mitico Francesco Totti, e dopo aver parlato di lui non gli ho fatto gli in bocca al lupo, gli auguri, perché si riprenda presto dal suo infortunio. Oggi rimediamo immediatamente. Ciao Francesco, in bocca al lupo. Me l'hanno fatto notare non solo tifosi romani, ma anche romanisti, ma anche delle altre squadre. Chiedo scusa, era la fretta. E adesso, signori, si sono qualificate per il 50-50 di oggi Concetta e Paola da Napoli. Andiamo da Concetta. Concetta, questo è il momento nel quale io svelo il legame tra voi due. Puoi dirlo. Siamo due sorelle. Ah. Sì, devo precisare che comunque non veniamo da Napoli. Io sono di Ischia. Di Ischia, tu sei invece di Pozzuoli. Cosa fate nella vita? Io sono informatore medico, scientifico. Io faccio vendite a domicilio. Allora, signore,
Se vi capita la botta di bravura e di fortuna di portare a casa come ieri, non dico 247.000 euro, ma 300.000 euro, come farete 50-50? Come li userete? Ma io non ci ho ancora pensato. Sicuramente un viaggio. Un viaggio? Sì. E poi te ne avanzano. Sì. Tu invece? Ma per prima cosa un viaggio per rilassarmi e poi penserei ai miei figli, che sono abbastanza grandi e quindi hanno... cuore di mamma, va bene, allora... Allora, è logico che per arrivare a quelle cifre dovete accumulare un sacco di soldi in questa manche e dipende molto dal valore della domanda, dipende molto da quante ne sbaglierete, perché ogni volta che sbaglierete farete 50-50, dimezzerete il vostro montepremi. Allora, con calma, vediamo una serie di domande, ce ne sono, se mi ricordo bene, 2 da 500, 3 da 1000, 2 da 3000, 2 da 5000, 1 da 5000. La prima che risponde è Paola. Paola, hai tutto il tempo che vuoi e Concetta avrai 10 secondi per dirmi se ti fidi o no della risposta che mi ha dato Paola. Possiamo? Allora, Paola, la tua prima domanda ha questo valore. 1000. Eccola. Nella finale dei mondiali di calcio del 2006, insomma l'ultima, chi segnò il gol del pareggio per l'Italia? A. Materazzi, B. Camoranesi. Ci puoi pensare quanto vuoi. Zitti, pubblico, perché lo so che la sapete, però. Io direi B. Camoranesi. Dici B. Camoranesi. Concetta, tu hai 10 secondi per dirmi se ti fidi o no. Ma siccome io sono juventina, Camoranesi. Schiaccia, mi fido, mi fido. Vedi, vedi come sono le sorelle? Prima un po' per non contraddirla, poi perché è juventina, potevi essere napoletana, no? Il gol del pareggio fu di Materazzi, signori, non accumulate niente, ma devo dire che non perdete nulla, ma devo dire che c'è di buono che non perdete nulla, peggio sarebbe stata sbagliarla dopo. È il contrario, Concetta, okay. Tu ci puoi pensare quanto vuoi, Paola avrà 10 secondi per dirmi se si fida. Il valore della tua domanda è 5000. Nel film di De Sica, Ladri di biciclette, che mestiere fa il protagonista, l'attacchino o il fattorino? Guarda, mi sembra di ricordare una scala. È un ricordo che ho nella mia memoria, nella mia mente, per cui dico un attacchino. Attacchino. Premi. Confermo. Premi. Tu hai 10 secondi per dirmi se ti fidi del ricordo di tua sorella, che magari ha un ricordo più vivo anche di quel film. 5 secondi. Confermo. Attacchino. Ah, ci hai fatto patire fino alla fine. Brave, vi do 5000 euro, dai. Ancora una. Siamo da te, Paola. Ecco la domanda, vale 500 euro, sarà una cosa come dite a Napoli, shue shue. Speriamo. Shue shue. Il riso è un legume o un cereale? Dai, shue shue. B, un cereale. Un cereale. Ti fidi di tua sorella? Dai, non perdiamo tempo, mi fido un cereale. Così mi piacete, vi do 500 euro. Forse abbiamo il tempo di farne un'altra, Concetta. Mi dicono sì, Concetta. Dimmi. Il tuo valore è 3000 euro. Ok. Quale di queste nazioni è più popolosa, l'Indonesia o il Brasile? Bella questa. Senti, io dai miei ricordi, che possono anche essere non chiari in questo momento, è vero che il Brasile ha un'estensione maggiore, ma io penso che l'Indonesia sia più popolata, quindi dico la A. La, premi la. Tu ti devi fidare, Paola, eh? Lei ha dato una risposta azzardata, perché tutti avremmo detto Brasile, ma si capisce che tua sorella lo sa. Però la zona, insomma, è quella dove ci sono più popolazioni. Confermo, la A, l'Indonesia. Avete fatto bene, è la risposta esatta. L'Indonesia ha circa 222 milioni di abitanti, il Brasile solo 186. Queste signore stanno andando molto bene, sono alla quarta domanda su 10, hanno già 8.500 euro. Ci vediamo tra poco qui a 50-50.
Volete avere la possibilità di partecipare come concorrenti a 50-50? Chiamate il numero 02 37 05 77 11. Sono tornato. Avete beccato, ero là a parlare con quelle signore, ma sono prontamente rientrato. Oh, non è che adesso vi siete messi in testa che noi tutti i giorni diamo 300.000 euro? Perché no? Perché no? Perché no? Voi dovete arrivare più in alto possibile in questa manche, perché sapete che con l'ultima manche ormai si è svelato, o si vince tutto o si perde tutto. Però meglio avere un montepremi molto alto. Vediamo la situazione di Paola e di Concetta di Napoli, due sorelle che sono arrivate alla quarta risposta con 8.500 euro. C'è una risposta sbagliata, ma non le ha danneggiate più di tanto perché è stata la prima. Se no, sbagliandone un'altra, voi farete 50-50 anche del montepremi accumulato. È chiaro? Sì. Come si dice a Napoli, è chiaro stufato? Paola, tocca a te. Bene. Il valore della tua domanda è 10.000 euro. È a una delle due, doveva capitare. Qui si vede come si fidano le sorelle. Tu puoi pensarci quanto vuoi, lei ha 10 secondi per dirmelo. Ecco la domanda. Secondo Giovanna, a chi appartenevano i pani e i pesci che Gesù moltiplicò? A un fanciullo A o B ad un apostolo? Allora, che io ricordi, se non sbaglio, Gesù fece due volte il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quindi, io direi a un apostolo, che mi pare di ricordare che così. Sì, B a un apostolo. Premi B. Concetta, hai 10 secondi per dirmi se ti fidi di tua sorella. Mi fido. Premi anche tu la B. L'apostolo Andrea, era lui Paola di cui ti era ricordavi? Era pescatore, mi pare. Segnalò a Gesù la presenza di un fanciullo che aveva con sé 5 pani e 2 pesci. C'entra l'apostolo, ma è il fanciullo che ha i pani e i pesci. Care le mie signore, avete fatto 50-50, nel senso che avete dimezzato il vostro montepremi. Siete solo a quota 4.200 euro, ma ho ancora 5 domande da farvi. Sorridete che siete più belle. Concetta, sì. La tua vale 1.000 euro. Okay. Nel primo libro di cui è protagonista, Harry Potter cerca il calice di fuoco o la pietra filosofale? Qui ci vorrebbe mia figlia, che lei è una grande appassionata di Harry Potter. Senti, vado a intuito, dico B, la pietra filosofale. Ha già premuto, tu hai 10 secondi per dirmi se ti fidi. No, dovrebbe essere giusto, se ricordo bene. B, la pietra filosofale. L'hai letto anche tu o anche tu dei figli? Sono ancora piccoli per leggere. Per leggere. Però... questa volta è la risposta esatta. Risaliamo, andiamo a quota 5.250 euro. Bene, vediamo la prossima domanda per Paola. Qual è il suo valore? 1.000 euro. Quale tra questi mammiferi ha le zanne? Il tricheco o l'elefante marino? Zanne. Io sono biologa, quindi se sbaglio questa... dovrebbe essere A, il tricheco. Ti fidi della biologa, detta anche tua sorella? Mi fido. Premi anche tu la A? Tu cosa sei? Lei è biologa, tu? Io sono perito chimico. E mo chi glielo dice?
problemi. Esatto! Meno male, va. Siamo a quota 6.250. La prossima domanda sarà concetta a poterci pensare e vale 5.000 euro. Qui c'è il botto, eh? Perché questi soldi poi possono diventare 10 volte tanto. Quindi, eccola. Furono meno di 10 gli uomini sulla Luna o le crociate? Ah, questa mi pare di ricordarla. Le crociate mi pare che siano più di 10. Gli uomini sulla Luna, di conseguenza, presumo che siano meno di 10. E quindi dico A. 10 secondi per fidarti di tua sorella. Mi devo fidare per forza. È stata così convincente. Speriamo. A. Gli uomini sulla Luna. Bello, questo rapporto tra sorelle. Posso dirlo anche, eh? Tra sorella minore e tra sorella maggiore, ma non vi dico chi è la minore e chi è la maggiore. Questo per Galateo, no? E lei ha detto, non posso fare nient'altro che, per ricambiare il fatto che prima l'altra aveva detto, lei è biologa, mi fido ciecamente, è sbagliato. Signori, fanno di nuovo 50-50. Le crociate 7, gli uomini sulla Luna 12, siete cadute a quota 3.125, che potranno sì diventare una cifra interessante, ma solo nella prossima manche. Avete ancora due domande. La prima è di Paola e vale solo 500 euro. A tavola, quando si termina di mangiare, è buona regola mettere nel piatto le posate incrociate o parallele? Ecco. Però va, io dico incrociate. A. Premi la. 10 secondi per fidarti della sorellina. Beh, sai com'è? Lei è più frequentatrice di ristoranti, quindi non lo so. Dico A, mi fido. Bella questa ragione. Lei è più frequentatrice di ristoranti, e beh. È sbagliato. Parallele, avete fatto di nuovo 50-50. Siete scesi a quota 1562. Voglio ricordarvi che il nostro computer non ha i decimali, quindi vi pregherei di provare a rispondere bene all'ultima risposta. Domanda, Concetta. Che responsabilità? Vale 3.000 euro e buona speranza che vi porti in alto. 3.000 euro. Chi ha detto il cervello è il mio secondo organo preferito? Woody Allen o Alberto Sordi? Non osiamo pensare al primo. Guarda, Jerry, sono veramente in difficoltà. Secondo me è tipica di un personaggio che ha fatto dell'umorismo su queste cose, quindi sul sesso, un po' la sua chiave di lettura. Basta, sennò poi mi fanno pagare a me. Siccome che è un po' arzigocolata come cosa, dico Woody Allen. Premi la? Sì. Che dice la sorellina? 10 secondi. La confermo. Te ne ricordi altre di cose simili di Woody Allen? Tipo faccio bene con se stesso. Ecco, faccio bene l'amore perché mi alleno molto. Ecco, anche. Da solo. Mica l'ho detta io, l'ha detto Woody Allen, è la risposta esatta. Signor, l'abbiamo vista brutta, siamo sinceri, perché eravate scesi bassine, bassine, bassine. Ma adesso, anche grazie all'aiuto di Woody Allen, siete a quota 4.562, vuol dire che giocheremo la prossima fase per 45.620 euro! Ci siamo! Allora, giocando, abbiamo già scoperto anche qual è la sorella maggiore e la sorella minore, ma di poco, 6 mesi. È strano. 11 anni. Come? 11 anni. Stavolta hai voluto l'applauso proprio, eh? Non si nota, non si nota.
Allora adesso, in base a questo, volevo chiederti, Paola, Concetta, sei tu la numero uno della coppia? Sì. Sei quella che mi darà le risposte definitive e prenderà la decisione, l'hai visto ieri? La responsabilità. La responsabilità dell'ultima decisione che poi gli amici a casa hanno scoperto essere un po' la chiave di questo nostro gioco, del nostro 50-50. Mi tocca. Va bene. Allora sei tu quella che prenderà questa forma di responsabilità. Lo ripeto per voi a casa. Adesso è il contrario. Paola, che è seduta dietro, dovrà darmi 5 risposte a 5 domande e avrà solo 10 secondi ciascuna per pensarci. Però lei leggerà le due opportunità, ma sua sorella Concetta potrà leggere solo la scelta compiuta da Paola. Questo rende le cose molto, ma molto più difficili, perché ti resterà sempre il dubbio, chissà cos'era l'altra risposta che mia sorella non mi ha mostrato. Voi a casa siete fortunati, potete vedere tutto. Io, per decisione mia, e la signora Concetta, non vediamo le due opportunità. Io per neutralità e tu perché è giusto così. Paola, ecco la prima delle 5 domande. Nella nascita di Venere, quella del Botticelli, la dea è nuda, ma tra i capelli ha. Tu hai le due opportunità, noi non le vediamo. Sono passati 10 secondi. Tua sorella, Concetta, sì, ci manda a dire che nella nascita di Venere la dea, si sa, è nuda, è la bellissima Venere che nasce dall'acqua, però ha un nastro tra i capelli. Chiaramente tu hai solo una risposta. Sì. Lei ne ha viste tutte e due, eh? Jerry, io ho un'immagine del quadro e sinceramente non mi sembra che abbia un nastro nei capelli. A me sinceramente non sembra di ricordare che abbia. Tu cosa ricordi? Mi sembra che abbia un fiore o qualcosa del genere. Però non potrei anche. Stando qui seduti, sai, l'emozione ti prende. Potresti anche essere fuorviato da qualche altro quadro. La decisione comunque è tutta mia. Sento il peso. Non conoscendo l'altra, potrebbe essere anche una cosa proprio allucinante, assurda, quindi sapendo che lei un po' di raziocinio ce l'ha, e a questo punto mi fido della sua risposta e dico un nastro. Quindi premi anche tu là. Paola e Concetta, per 45.620 euro, mi dicono che Venere, la dea nuda del quadro di Botticelli, ha tra i capelli un nastro. Questa è la vostra risposta e la mandiamo in archivio. Paola, sono di nuovo da te. Ecco la domanda numero 2. Dove si trova nel corpo umano l'ippocampo? Si chiama così proprio perché è simile, per la sua forma, a un cavalluccio marino. Hai 10 secondi per dirmelo e hai due possibilità che noi non vediamo. E noi siamo io e Concetta, tutti gli altri le vedono. Dunque, tua sorella ti dice che l'ippocampo è un organo che proprio ha con la forma del cavalluccio, si trova nel cervello. Guarda, Jerry, non fosse altro che, siccome che le ha detto che è biologa e quindi un po' di anatomia, presumo che l'abbia studiata, mi fido e dico nel cervello. Questa vostra risposta dell'ippocampo viene messa in archivio. In archivio. Ok. E non si può più toccare. Paola, complimenti. Ho visto le immagini della tua laurea. Hai dei gran bei piedi. Adesso. Belle scarpe, eh? Belle scarpe. Gran belle scarpe, perché le donne di Napoli con le scarpe ci tengono particolarmente. Adesso c'è la terza domanda. Nella mitologia, chi era la madre delle tre parche che sovraintendevano la vita dell'uomo? Hai 10 secondi per dirmelo.
Concetta. Paola ti dice che la madre delle tre parche che sovraintendono alla nostra vita è la fortuna. E avrebbe un senso anche per come vanno le cose nella vita, no? Beh, certo. Dice, insomma, tutto quello che ci capita è legato a... alla fortuna. Sai, Jerry, anche stando seduti su questa sedia, diciamo, oltre, sì, a uno ci ha messo il proprio, però è anche una questione di fortuna, quindi diciamo che anche in considerazione di questo fatto, poi io sono una persona che credo molto nella fortuna, quindi mi fido di mia sorella e dico la fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. Se premi la A, certo. Anche questa vostra risposta, perché diventa vostra, è 50-50, sì, va in archivio. Abbiamo un nastro nel cervello, la fortuna. Mancano ancora due risposte e poi la certezza di quante ne avete date esatte per 45.620 euro. Ecco la domanda numero 4, signora Paola. In 9 settimane e mezzo, quando lui e lei si vedono per la prima volta, sono in un... dimmelo. Tua sorella ride come se l'avesse visto ieri. Aspetta, poi Concetta, ora aspettiamo i 10 secondi. Però vedo che anche tu sorridi. No, ti spiego perché rido, perché lei è un'appassionata di cinema, di film, quindi... Tu no. Io non sono una grande amante del cinema, per la verità. Questo fa parte degli accordi della coppia che si prendono venendo qua. Se ci sta cinema rispondi tu, io non te la cambio, non te la cambio. Poi... Per cui, senti, non posso fare altro che fidarmi di mia sorella, visto che lei è più appassionata di me. Beh, da il film ce l'hai presente. Il film sì, ma l'ho visto di sfuggita, non ho focalizzato tanto, quindi a questo punto sono proprio disarmata, per cui mi fido. Dici B. B. Dunque, quando Mickey Rourke e l'altra, come si chiama? Kim Basinger. Kim Basinger si incontrano per la prima volta, sono in un negozio di alimentari. Devo tornare a fare la spesa un po' più spesso. L'idea non è male. Intanto la mandiamo in archivio. Mi piace che conserviate il sorriso. Certo. Va bene la tensione, ma nei miei giochi, nei nostri giochi, ci siamo accorti che la rilassatezza, anche mentale, è la miglior consigliera per chi sta seduto lì. Perché già siete molto tesi, molto... probabilmente rendete al 50% di quello che potreste rendere. Comunque siete una coppia interessante. Paola, è l'ultima risposta che tua sorella aspetta da te. Eccola la domanda. Attraverso il Rubicone, Cesare iniziò. Hai 10 secondi. Attraversando, io ho detto attraverso, ma per fortuna tua sorella sa leggere. Attraversando il Rubicone, Cesare iniziò, ti dice la guerra contro i Galli, la famosa Alea Iacta Est. Il dato è tratto. Il dato è tratto. Anche se non ho fatto latino, però questa è una frase abbastanza famosa. Senti, dai miei cassettini, sperando poi di non fare brutta figura, perché sai, l'emozione ti gioca un brutto scherzo, però mi sembra proprio che sia la guerra contro i Galli. E quindi mi fido. E confermo quello che ha detto tua sorella. Sì, confermo. Premi anche tu la A. Questa era la quinta domanda e anche questa ormai è in archivio. Stai già cominciando a pensarci, eh? Certo, perché fino a ieri c'era il mistero di cosa succedesse dopo. Adesso io dovrò tenervi assolutamente isolate. Vedrai che arriveranno delle signorine, ti metteranno delle cuffie, non vi permetteranno di guardarvi in faccia, perché tu tra poco dovrai prendere la decisione più importante di tutto il pomeriggio, di tutta la serata. E solo così, solo sapendomi indicare il numero esatto delle risposte date da voi due, potrai vincere una somma che potrà arrivare sino a 45.620 euro. In bocca al lupo. Io torno tra poco a 50-50. Buonasera, buonasera, buonasera a voi.
È la seconda puntata di 50-50, ma dalle reazioni del pubblico qui ho capito che già hanno capito come si gioca e quindi sanno anche che questa è la fase più succulenta, dove la nostra concetta, quella che è stata indicata della coppia delle due sorelle da Napoli, la responsabile della decisione definitiva, dovrà fare la sua previsione di gioco. Però io ti chiedo ancora un attimo di pazienza, perché come tutte le sere a quest'ora è giusto dare la linea alle anticipazioni del TG5. Buonasera a Gerry Scotti e ai suoi concorrenti. Allora, tra poco al TG5 tre record cui purtroppo ci stiamo abituando: quello del prezzo del petrolio, quello del prezzo dei carburanti e quello dell'euro, che comincia a essere davvero troppo forte sui mercati internazionali delle valute. A proposito di denaro, si parlerà poi di Alitalia, perché è in arrivo il prestito che consentirà alla compagnia di andare avanti ancora per qualche mese per poter trovare un acquirente alle condizioni migliori. E poi si parlerà di politica, per i contatti continui all'interno del PDL e della nuova maggioranza alla ricerca dei nomi per la nuova squadra di governo. Infine, dal mondo del lavoro, notizie ancora brutte: ben 5 morti oggi tra cantieri edili e aziende. A tra poco al TG5. Buonasera amici telespettatori, come in tutti questi mesi avete avuto l'abitudine di ritrovarci nelle fasi finali di Chi vuole essere milionario. Adesso, da ieri, da oggi spero per voi, avete la possibilità di vivere il momento più emozionante dell'avventura di questa coppia, perché a 50-50 si gioca a coppia. Ebbene, loro sono arrivati ad avere un certo montepremi all'interno del nostro gioco. Poi abbiamo fatto le fatidiche 5 domande finali. Siete appena arrivati? Non le avete viste? Va bene, allora io le ripeto per loro e per voi. Abbiamo chiesto a Paola e a Concetta: nella nascita di Venere del Botticelli, la dea è nuda, ma che cos'ha tra i capelli? Ah, vi preciso una cosa: Concetta non ha mai cambiato una risposta di sua sorella. Ieri le cose erano andate diversamente. Quindi tua sorella ha detto un nastro e tu mi hai detto sì, Venere ha un nastro. Seconda domanda: dove si trova nel corpo umano l'ippocampo? È un nome curioso, ricorda il cavalluccio marino, ma ce l'abbiamo. Paola ha detto nel cervello e Concetta si è fidata, ha confermato nel cervello. La terza domanda: nella mitologia chi era la madre delle tre parche? Quelle che sovraintendevano, allora come forse oggi, la vita alla vita dell'uomo. Paola ha scelto la fortuna e Concetta le è andata dietro, ha detto mi fido di mia sorella, diciamo la fortuna. Ecco la quarta domanda: in 9 settimane e mezzo, quando lui e lei, Mickey Rourke e Kim Basinger per intenderci, si vedono per la prima volta, dove sono? Tua sorella Paola, che l'ha visto forse più di recente, ah no, tu mi hai detto perché lei se ne intende molto di cinema, molto più di te, perché ci va più spesso. Ha detto sono in un negozio di alimentari, e quindi dicendo ma mia sorella se ne intende più di me, scegliamo il negozio di alimentari. E anche qui non hai cambiato la risposta di Paola. Quinta ed ultima domanda: attraversando il Rubicone, Alea Iacta Est, il dado è tratto, Cesare iniziò la guerra contro i Galli. Come vedete, amici telespettatori, se siete appena rientrati nelle vostre case, noi vediamo solo una parte delle risposte, perché l'unica ad aver avuto delle vere alternative, risposta A e risposta B, è la sorella Paola, quella che adesso sorride e dice io sì le ho lette tutte e due, ma la seconda sorella, la responsabile, si è potuta basare solo sulle risposte date da Paola. Questo è il momento più difficile. Se mi hai dato 5 risposte esatte e sei convinta ad averci dato 5 risposte esatte, voi due potete vincere 45.620 euro. Ma io capisco che in questi 10 minuti qualche dubbio ti sia venuto. E allora ti do una grande opportunità, quella di dirmi con esattezza quante risposte esatte mi avete dato.
Ti faccio un po' di esempi così capisci. Se mi dici una, ti do 4.562 euro. Se mi dici una ed è esatta. Se mi dici due, raddoppio. Sono più di 9.000. Se mi dici tre, triplico e andiamo a oltre 13.000. Se mi dici quattro, è già una bella cifra. Raggiungiamo 22.810 euro. Certo, se sei convinta di 5, devi dirmi 5. 45.620. Qui si vince solo se la tua previsione è esatta. Quindi o si vince tutto o si perde tutto. A te la decisione. Qualche incertezza ce l'ho, per non avendo vista l'altra alternativa. Quindi non è che ho la certezza al 100%. Diciamo che... almeno per una non sono molto sicura. Qual è? Quella di Botticelli. C'ho qualche dubbio. Però... posso dirtelo, è sì. Dall'inizio che lo dici, ma non hai osato contraddire la sorellina. Cos'è sto rapporto? Non è mica tua figlia. No, non è mia figlia, però... questi però... 10 anni di differenza, questa cosa... Sì, lei è un po' la mia coppia, sai, per questo. Sai che l'avevamo un po' capito. Guarda un po'. Sì. E l'unica cosa che mi lascia un po' perplessa, non ne sono... perché non conoscendo l'altra alternativa, ecco, vado un po' al buio. Però lei presumo che il quadro l'abbia visto, per cui... per cui la tua previsione è? Diciamo che sono tutte esatte. Sono tutte esatte. E che Dio ce la mandi buona. E che Dio vi benedica. Dunque, se è così, se tu pensi che siano 5 le risposte esatte e se la tua previsione sarà esatta, solo così vincerete tutto. Adesso che hai preso la decisione più difficile di tutta la serata, puoi tranquillizzarti un po', puoi raggiungere tua sorella. Vai pure, vai. E noi giocheremo dunque per, vediamo cosa dice il tabellone, 45.620 euro. Potete parlare, avete i microfoni, ditevi le prime impressioni a caldo. Paola, cosa vuoi dire a Concetta? Ah, che secondo te avete sbagliato? Ma come, sei stata tu a dare la risposta? Eh? Hai già cambiato idea? Sì. Troppo tardi. Io vi ho dato tutto il tempo che avevate a disposizione. Ora noi dobbiamo cominciare a guardare una per una le risposte che mi avete dato. Comincerei con lo svelarvi la risposta numero due, anche perché abbiamo scoperto che Paola è biologa e quindi questa è una risposta nella quale noi abbiamo un po' tutti la fiducia che sia la risposta esatta. Allora abbiamo chiesto dove si trova nel corpo umano l'ippocampo, si chiama così, è un pezzettino, casomai ce lo potrei anche spiegare, che è simile al cavalluccio marino. Paola ha detto nel cervello, Concetta ha detto mi fido di mia sorella e adesso posso... l'altra opzione era nell'orecchio. L'avresti cambiata? No. Vedo che continua a sorridere Paola. Avete dato la risposta esatta. La prima, ok. Cosa regola l'ippocampo? Adesso... qualche cosa ormonale, c'è una regolazione ormonale forse, no? Più facile? Più facile? Cosa? Il gusto e l'olfatto. Quindi grazie a Dio abbiamo l'ippocampo, altrimenti non sentiremo né i profumi né i sapori. Procederei svelandovi la quarta. Si parla di 9 settimane e mezzo. Dove si sono conosciuti i due? Paola, più esperta di cinema di Concetta, ha detto il negozio di alimentare. Vogliamo vedere l'alternativa? Era il mercatino delle pulci. Non vi faccio perdere tempo. Era esatta anche questa. Sono già due verdi, bene? Se sono tutte verdi,
vincete 45.620 euro. Vi svelo la prima. Nella nascita di Venere, Botticelli, Venere è nuda, si sa, e nei capelli ha, Paola ha detto, un nastro. Tu hai continuato a dire, secondo me c'è un'altra cosa. Vediamo l'alternativa? L'alternativa era un fiore bianco, Concetta. Era meglio dire un fiore bianco? Certo. No. È un nastro. La risposta è esatta, un nastro. E che scherzettino vi ha fatto lo zio Jerry, eh? Brava la sorellina e brava la sorellona a crederci. Signori, ormai vi abituerete, questo è un gioco dove o si vince tutto o si perde tutto. Però bisogna indovinare la previsione. E lei mi ha detto tutte esatte. Devono essere tutte 5 esatte per vincere quello che c'è scritto alle mie spalle. Vi svelo la quinta risposta. Attraversando il Rubicone, Cesare diede inizio alla guerra contro i Galli. Vuoi vedere l'alternativa? La guerra civile. Meno famosa. I Galli dove stavano? In Francia. E lui perché doveva attraversare andando verso Roma? Secondo me era in discesa, però io non c'ero, c'era Ludovico Peregrini. Signori, questa risposta è errata. Diedero l'inizio alla guerra civile. Grazie, in discesa. Vabbè, tanto comunque non ho vinto. Dimmi, puoi parlare. No, però. C'è anche l'altra che sono curiosa. C'è anche l'altra, la vediamo subito. Vediamo anche la risposta. Cosa manca? Manca solo quella della fortuna, che è un po'... Ecco, svegliamo la terza. Ho chiesto nella mitologia chi era la mamma delle tre parche, quelle che sovraintendono la nostra vita. Lei ha detto la fortuna, l'alternativa era la giustizia. Guarda, puoi tirare un respiro di sollievo perché era sbagliata pure questa. Era la giustizia. La giustizia, signori, non è finita come ieri, venite qua. Abbiamo provato. Venite qua, ti metto in mezzo le due sorelle. Allora, adesso posso svelarvi una cosa che ieri non ho avuto modo di dire. Vi ricordate la cifra che si vince nel primo gioco, la sfida? 2.750 euro? Non serviva solo per capire chi vinceva, è la cifra che voi realmente potete portarvi a casa. E visto che nei vostri sogni c'era un viaggetto, io vi vedo bene, tutte e due, su una bella nave che parte da Napoli e va in giro per il Mediterraneo. Allora ringraziamo la pazienza e anche la bravura e la fiducia reciproca di queste due sorelle. Vi diamo appuntamento domani alle 18.50 con 50-50, la linea al TG5. Ecco, mannaggia.